che il lavoro, sì, l'ambiente, la salute dei lavoratori e dei cittadini che abitano nel presidio non sono in contrapposizione, no, bisogna avere la volontà politica, no, e la mancanza di una seria politica industriale, di indirizzo, di conversione in senso economico. Ma lui non si era sempre che però se trova la signora non vince, non possiamo più aspettare, io non lo so, non si può aspettare, bisogna fare tutto quello che deve fare, non bisogna concedere ulteriori proroghe, il territorio ha già dato, ora è il momento di dire, grazie a tutti, sto dicendo che deve fare il segretario del PD. E Barca presidente del Consiglio. Il PD c'è ancora? Sono i due che sono. Io ci credo ancora. Sarò un'illusa. Sarò un'illusa, ma io ci credo ancora. Ma il PD adesso è PDL. Il PD però sta governando il Berlusconi, è la prima cosa che ha fatto. Adesso il PD non è PDL ufficiale. Adesso il PD non è PDL ufficiale. Insieme al PDL al governo. Quindi il PDL con i comunisti. Dice che la L è di Letta, no? Di Letta? Mi concedo la battuta che la L sia quella di Letta. Di Letta? Comunque, Letta, nipote dello zio Letta, conflitto di interessi. In questi vent'anni non sono mai stati sia da una parte che dall'altra. Sta parlando con l'unico praticamente che non ha votato la fiducia al governo, per cui ci rappresenta questa esperienza. Ma in questi vent'anni si è fatto qualcosa per lo Stato chiamato Italia? Qualcosa si è fatto, l'ha fatto sopra le Prodi che infatti l'hanno nel 94 e nel 96. Ma io non spiega la telecamera, non sai i nomi dei centri. Voi li conoscete tutti, perché 101 è quasi. La dimensione e la strategia. L'abbiamo visto con la riforma del mercato del lavoro, con quella delle pensioni, con il decreto Salva Italia. Bisogna disinnescare quell'operazione lì. Quindi lei ancora crede da fuori. Le lavoratrici e i lavoratori non è che dobbiamo aspettare oggi non presenta lo spazio della precarietà, della densificazione del lavoro. Che vengono dopo vent'anni, si sa che dietro forse c'era. Da concedere in cambio di lavoro sottopagato, precario e a ritmi decenti. E non ci crede più. Scusate, no. La zona del commercio è quindi grave e drammatico. No, perché io di un modello di mercato unico innanzitutto uno solo si è esposto, è lui che dice Berlusconi nell'Egitto, tutto il resto del PD dov'è? Il decreto Salva Italia, cioè questi prima votano la riforma Fornero, ci sono le esodati e tutto, oggi si svegliano però non pensano alla riforma del lavoro, la prima cosa è l'IMU, ma chi comanda? Comanda Berlusconi, il giochino in mano ce l'ha lui, svegliatevi, diamo una mano anche al PD, ma fa un'altra roba, no questo, si può fare l'alleanza col PDL, sono fatti le campagne comunali, non si può andare avanti così signora, andando avanti sempre i vecchi dirigenti, siamo pure. Ho capito, ma il vecchio e il nuovo si è unito, si è coagulato, ho capito, no. Matteo Colaninno, secondo lei, a chi l'ha data la fiducia? Al governo? Oggi ha spinto la classe politica responsabile. Cioè, un governo, allora, l'unico che ha fatto fuori Berlusconi in Italia è Prodi, no? Poi chi è che ha fatto fuori Prodi? Il PD. Cioè, sono incoerenti, loro non pensano altro che all'affare di bottega. Cioè, noi bisogna proprio cambiare. Noi siamo in piazza oggi. Oggi del PD c'è lui in piazza, quell'altro si vergogna. Gli professionali, gli avvocati, i dottori, i notari, perché ci si fa sempre fuori solo con più tempo. Ed è un ragazzo. Prendi Bersani, che lui doveva essere qui, oppure Pepani. Doveva essere qui Pepani. Per questo, l'Europa, l'Italia, ride.